Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi giro il video dedicato al gruppo di lettura di It di Stephen King perché, come sapete se state partecipando, oggi è trascorso esattamente un mese da quando abbiamo dato inizio al gruppo di lettura, che infatti si svolge dal 21 giugno al 21 settembre, cioè per tutta l'estate, e quindi essendo il 21 luglio è l'ora di parlare della prima parte del libro. Non mi metterò qui a rispiegare come funziona il gruppo di lettura, vi lascio direttamente il link qua nelle schede per andare a vedere il video in cui ne parlo e quindi direi di partire immediatamente. Unica premessa è che dividerò il video in due parti. Durante la prima parte parlerò del libro in generale senza fare spoiler, mentre nella seconda parte, in ogni caso vi avverto quando comincia la seconda parte, farò invece entrò un pochino più nel dettaglio nelle varie vicende che accadono nel libro e quindi magari potrei fare qualche spoiler per chi non ha ancora terminato questa prima parte. E basta, cominciamo. Partiamo prima da una panoramica generale del libro. Il libro, per l'appunto scritto da Stephen King, è stato pubblicato per la prima volta nel 1986 e poi sono state fatte due trasposizioni cinematografiche. La prima nel 1990, l'anno in cui sono nata, e la seconda nel 2017, quindi lo scorso anno. Ho deciso di leggere questo libro e di proporvelo anche come gruppo di lettura perché io non conosco assolutamente la storia, ma mi aveva tantissimo incuriosito una persona che conosco che mi aveva detto di non aver mai letto il libro, ma quando era una ragazzina una sua amica lo stava leggendo, lo raccontava a lei e lei a un certo punto le disse: smetti di raccontarmelo perché mi fa paura anche soltanto il tuo racconto. Quindi ho deciso di provare a leggere un libro che riesce a spaventare veramente su tutti i piani, riesce a spaventare sulla pellicola, quindi come film, riesce a spaventare come libro, ma riesce a spaventare anche come racconto. Ero veramente troppo incuriosita e mi sono approcciata a questo libro in maniera abbastanza vergine, direi, nel senso che non conoscevo assolutamente la storia, la trama, nemmeno un accenno, cioè la mia conoscenza di It si riduce a un pagliaccio e un bambino con una barchetta di carta e basta, quindi non ho mai visto nessuno dei film, non avevo mai sentito particolari in più sulla storia, quindi l'unico pregiudizio tra virgolette che avevo è che mi aspettavo che mi piacesse, e questo è stato pienamente rispettato perché il libro mi piace molto. Parliamo quindi delle cose generali che io ho trovato in questa prima parte. Vi do un accenno di trama molto generico che ovviamente non farà spoiler di nessun tipo se non avete ancora letto il libro. Comunque questo libro parla di cinque ragazzi, cinque protagonisti che da piccoli hanno vissuto un evento che li ha cambiati, li ha traumatizzati tra virgolette, che insomma, un evento importantissimo che ha segnato le loro vite, e durante quell'evento si sono fatti una promessa e oltre 20 anni dopo quella promessa deve essere mantenuta, quindi tornano a galla i ricordi e i protagonisti, che nel frattempo sono cresciuti, hanno vite completamente diverse in posti diversi del mondo, sono costretti a tornare a Derry, il paese dove vivevano quando erano ragazzi, per rivivere l'incubo di tanti anni prima e appunto per tenere fede a questa promessa che si erano fatti, ecco, praticamente. Poi insomma il libro è anche molto 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 più profondo di così, ora per darvi un accenno. Allora, in questa prima parte, io ne ho parlato via via anche su Facebook, un buon libro, una tazza di tè, se avete voglia di andare a sbirciare i vecchi post dove parlavo di quello che provavo leggendo il libro, di cosa mi ha stupito, di cosa mi piace, cosa no e così via. Sicuramente un primo accenno va fatto alla scrittura di Stephen King, scusate. Stephen King è sicuramente uno scrittore eccezionale, che scrive in una maniera unica. Io di lui ho letto anche Cell, o Cell, non so come si pronunci il titolo del libro, e Il Miglio Verde, quindi libri di generi completamente diversi, e Stephen King anche in questo caso
mostra la sua capacità di adattare la scrittura alla trama, cioè utilizzare il tipo di scrittura perfetto per mantenere il lettore incollato alle pagine, ovviamente in base al genere in cui insomma si immerge. In questo caso chiaramente il genere è un horror e quindi utilizza una tecnica molto particolare che è quella della suspense. Noi praticamente siamo perennemente col fiato sospeso, soprattutto nei primissimi capitoli, quando cominciamo ad entrare in questo mondo, a conoscere i personaggi e le vicende insomma che li hanno segnati. Infatti di solito soprattutto i primi capitoli cominciano con un accenno ad un evento importante, traumatico, terribile, molto spesso appunto spaventoso. Poi ci sono delle lunghissime digressioni su la vita passata dei personaggi o su vicende del passato e così via, che ci discostano, no? da quell'evento che c'era stato preannunciato, e quindi noi vogliamo correre alla fine del capitolo per vedere finalmente svelato il mistero, e nonostante tutte le aspettative che abbiamo sa sempre sorprenderci. Le descrizioni infatti sono infinitamente dettagliate, molto molto dettagliate, sono dettagliati i personaggi, le descrizioni fisiche dei personaggi, delle loro storie passate, addirittura la cittadina di Derry, i luoghi, le sensazioni, le paure, i pensieri. Tutto è descritto nei minimi particolari. Ci sono dei punti dove ho trovato questo tipo di scrittura un pochino pesante, tra virgolette, o comunque che rallentava un po' la lettura, però sono rari questi momenti. La maggior parte delle volte in cui lui appunto si dilunga in questo tipo di descrizioni, in realtà siamo completamente travolti, completamente immersi in quello che stiamo leggendo, e anzi ci troviamo a vedere tutto come se fosse un film, rimane tutto impresso nella nostra mente, quindi bellissimo. Altra cosa che mi piace sottolineare sono ovviamente i protagonisti. I protagonisti sono eccezionali perché lui ci dà un accenno dei protagonisti da adulti e poi torniamo indietro nel tempo per vedere loro da ragazzini. Ed è non soltanto meraviglioso vedere quali caratteristiche avevano da ragazzini e che si sono poi mantenute nel tempo, perché ovviamente tutti noi abbiamo un carattere, un temperamento particolare che ci porteremo dietro per tutta la vita, ma soprattutto sono cinque persone completamente diverse l'una dall'altra, con le loro caratteristiche, con le loro paure, con le loro storie personali diverse, e quindi insomma che ci interessano, ci intrigano in maniera particolare. Sono pieni di sfaccettature, così pieni di sfaccettature che sono tremendamente reali, e questo è, secondo me, questa è la grandissima bravura di Stephen King, riuscire a creare qualcosa di veritiero. Ci sono talmente tante descrizioni, ma non soltanto dei personaggi, come vi ho detto, anche dei luoghi, che io mi chiedo, e ditemelo se voi lo sapete perché io non lo so, se questa Derry esiste davvero, se lui si sia ispirato ad un posto reale, perché sono talmente tanti personaggi, scusate, particolari, che dici o li ha visti da qualche parte o la sua mente è qualcosa di superiore a quella di ciascuno di noi, perché veramente è impressionante quello, il mondo che riesce a creare. Altra cosa a cui ho accennato prima e che mi è piaciuta moltissimo sono i salti nel tempo, no? Tra presente, che poi in realtà il presente sarebbero gli anni 80 se non mi sbaglio, e passato, quindi gli anni 50 quando loro erano dei ragazzini. È bello perché sono contestualizzati in maniera spettacolare, ma soprattutto, perlomeno in questa prima parte, ci si concentra soprattutto sul tempo di quando erano ragazzini, quindi vediamo diciamo una descrizione un po' più approfondita degli anni 50, ed è bellissimo perché diciamo è molto precisa la descrizione del tempo in cui si svolge la vicenda, quindi ci sono riferimenti a film, fumetti, programmi televisivi, vestiti, giochi che fanno i ragazzi, abitudini a scuola, modi di parlare, personaggi famosi, insomma è tutto, tutti gli anni 50 sono descritti e fanno da sfondo perfetto alla vicenda. È per questo che dico che sembra di vedere un film, proprio perché l'ambientazione è perfetta. Ecco, quello che mi mancava, la parola che mi mancava, l'ambientazione è perfetta. In questa prima parte inoltre mi ha stupita particolarmente la tematica della violenza.
Ne approfondirò questo argomento nella seconda parte del video per non fare spoiler, però nel libro sono descritti due tipi di violenza, una violenza soprannaturale, ma allo stesso tempo molto reale, diciamo, e una violenza molto 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 reale, nel senso una violenza di quelle della quale si sente parlare anche al telegiornale, per capirsi. Ci sono state delle scene in cui fa più paura la violenza reale che quella soprannaturale, però basta, non posso dire altro ovviamente se non avete letto questa parte del libro, però ecco, sì, sicuramente la violenza è qualcosa che l'autore sa trattare benissimo, nel senso che ci fa sentire tutto, a volte ci fa male, ecco, attraverso la scrittura lui è capace di farci male, quindi sicuramente insomma qualcosa di, non so, che ci fa rimanere a bocca aperta, ecco. Bene, io direi che più o meno le cose principali di cui, insomma, che volevo sottolineare di questa prima parte del libro le ho dette. Adesso inizia la seconda parte, quella con un po' di spoiler, perché mi voglio riferire a degli episodi in particolare. Allora, prima di tutto abbiamo detto, scusatemi, devo legare i capelli perché sto veramente morendo di caldo. Cioè, questa soffitta si bolle. Bene, insomma, dicevo, il primo argomento di cui voglio parlare è la violenza, per l'appunto, alla quale vi ho accennato prima. Che cosa intendevo? Intendevo praticamente il fatto che quando It attacca le sue vittime, quindi prende questi bambini e li uccide in maniera veramente atroce, veramente violenta, veramente sanguinolenta, insomma, in realtà fa quasi meno paura rispetto alle violenze più reali. Che cosa intendo per violenze più reali? Sono principalmente due: la violenza sulle donne, che vediamo nella prima scena in cui compare Beverly, l'unico personaggio femminile, e il bullismo, la scena che ovviamente coinvolge Ben. Queste due scene mi hanno sconvolta. Allora, prima di tutto quella su Beverly mi ha lasciata senza fiato, ho divorato quel capitolo come se leggendo più veloce riuscissi a far andare la scena a velocità raddoppiata, in modo che io non soffrissi troppo a guardare quest'uomo che picchia la donna con la quale vive. E poi in realtà quello che fa male è proprio tutta la storia che c'è dietro, perché viene raccontato come i due si sono conosciuti e come è iniziata la violenza, come lei reagisce, e l'ho trovato veramente attinente alla realtà. Cioè, per la prima volta entrando nella mente di questa protagonista sono riuscita a capire, ovviamente non ad accettare, ecco, però a capire che cosa c'è dietro la mente delle donne che subiscono violenza ma non sono in grado di staccarsi dal proprio carnefice. Non so se mi sono spiegata, cioè lui è riuscito a metterci nei panni di lei e a farci capire le sue debolezze, ecco, e perché lei si comportava in questa maniera. E poi ovviamente tutto il capitolo sono stata a pensare: uccidilo, 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 cioè ero veramente senza parole. Ne abbiamo anche parlato con la biblionauta Simona, che vi invito anche a seguire, e quindi insomma questo capitolo ci aveva sconvolte entrambe. E poi devo essere sincera, anche quello sul bullismo su Ben, quello mi ha fatto veramente male, perché io non sono mai stata fortunatamente vittima di bullismo, perché ho la fortuna, cioè Dio mi ha donato un carattere molto forte, però ci sono persone a me molto vicine che sono state vittime di questo, e io ho sofferto veramente vedendo, leggendo di Ben e di come veniva trattato da queste persone che obiettivamente sono più forti di lui, e che quasi ti verrebbe da dire: ma ti piace vincere facile, ecco, a prendertela con un ragazzino che non si sa difendere. Il fatto sta che in questo caso, oltre alla rabbia, c'era la paura. Cioè, io ho sentito la paura del ragazzino, ho sentito la sua voglia di piangere, la sua voglia di scappare, il suo cuore che batteva forte. E poi oltretutto quella è una scena che dura tanto, è una scena forte, lui fugge, viene rincorso, viene ripreso, riesce a riscappare, insomma è veramente una di quelle scene da rimanere col fiato sospeso. Una scena meravigliosa ma terribile allo stesso tempo.
E queste sono due scene, per l'appunto parlando di violenza, che mi hanno particolarmente segnata. Mentre un'altra scena che mi è piaciuta moltissimo, in questo caso invece mi ha fatta commuovere, è stata quella dove si descrive come i genitori di Bill affrontano il lutto della perdita appunto del bambino, che poi muore Giorgio, Giorgi come viene chiamato, insomma, nel primissimo capitolo. E lì mi ha fatto tremare il cuore, nel senso che mi è piaciuta tantissimo la descrizione dei suoi genitori, che stanno come reggi libri ai lati del divano, e che prima lo facevano come se dovessero reggere i due libri che erano i due fratelli, adesso che c'è un fratello solo loro si sentono inutili, e Bill sente il gelo, ok, tra i suoi genitori. E c'è una scena in particolare che mi ha toccata e che voglio condividere con voi. Allora, praticamente in questa scena Bill si sta ricordando di un episodio in particolare che ha vissuto dopo la morte del fratello. Allora, il padre ha provato a togliere qualcosa dalla vecchia camera di George, ma la madre glielo ha impedito. Bill era entrato in camera del fratello e aveva visto suo padre inginocchiato davanti al letto di George, che sua madre continuava a cambiare, anche se una sola volta a settimana e non più due, con la testa appoggiata agli avambracci nerboruti e pelosi. Suo padre stava piangendo, e questo aveva aumentato il terrore di Bill. L'aveva assalito all'improvviso l'idea di una possibilità spaventosa. Forse c'erano volte in cui non andava soltanto storto qualcosa e basta. Forse certe volte era solo il principio di un guasto progressivo finché tutto andava in malora. Papà, vai Bill, aveva mormorato suo padre. La sua voce era soffocata e tremante, la sua schiena sussultava. Bill aveva una gran voglia di toccarla, di sapere se la sua mano fosse stata capace di calmare quel respiro affranto, ma non ne aveva avuto il coraggio. Vai, fila! Aveva obbedito, incamminandosi mogio per il corridoio del primo piano, da dove sentiva la madre che piangeva a sua volta in cucina. Erano singhiozzi striduli e disperati. Bill aveva pensato, ma perché piangono così lontani? E aveva subito scacciato quel pensiero. Cioè, ancora oggi, anche ora, mentre lo rileggo, mi vengono i brividi. E è molto 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 toccante vedere come Stephen King ha deciso di far vivere a queste persone un lutto terribile che nessuno di noi osa nemmeno immaginare, ecco. Quindi mi è piaciuta questa scena, mi è piaciuta nel senso che è tremendamente bella, ecco. Infine vi volevo soltanto dire quali sono state le scene che mi hanno spaventata di più, perché come ha fatto notare anche Simona, per l'appunto la biblionauta, non tutte le scene impariscono alla stessa maniera, perché nel momento in cui appunto It compare nella sua forma più spaventosa per la sua vittima, quindi sembra un lebbroso oppure sembra una mummia e così via, ad un adulto può spaventare meno, ecco. Quindi anche io non ero tanto spaventata, anche se ho trovato, insomma, le scene abbastanza raccapriccianti, e soprattutto è facile sentire lo spavento di quei bambini. In realtà ci sono state delle scene che mi hanno veramente fatta, insomma, quasi impaurire. La prima è proprio all'inizio, quando si parla per l'appunto di George, il bambino che poi muore, e quando va in cantina, ecco, lui è terrorizzato dal niente, perché lui non sa, non c'è un mostro lì sotto, però tutti noi siamo stati spaventati da alcuni luoghi della nostra casa o della casa di qualcuno, insomma, sicuramente. E quindi questa sensazione di correre verso la porta e ormai essere vicini alla porta e poter finalmente uscire e pensare adesso qualcuno mi aggancerà dietro, mi tirerà la camicia e io sarò catturato per sempre, o i secondi che passano prima che la nostra mano riesca a trovare l'interruttore della luce, cioè... Quella scena è descritta benissimo, veramente benissimo. E poi devo dire che, insomma, per l'appunto il primo capitolo fa abbastanza spavento in generale, ma una scena che perlomeno a me mi ha veramente terrorizzata è la scena dell'album. A me il fatto che lui apra l'album, la prima volta che la vediamo questa scena, non la seconda, apri l'album e vede il fratellino nella foto che ride, dice... sarò nell'armadio, come dice, insomma, qualcosa del genere, perché appunto Bill ha paura di aprire l'armadio un giorno e trovarci il fratello tutto mezzo decomposto e senza un braccio, e lui che lancia questo album spaventato in terra e l'album comincia a sanguinare. Oh, a me questa scena, ecco, mi ha completamente
travolta, nel senso che insomma mi ha spaventata. Poi sono fifona, quindi, però insomma, per il resto le scene del terrore sono descritte benissimo, ovviamente non tutte spaventano alla stessa maniera. Basta, questo è quello che mi è venuto in mente, spero di non aver fatto un video troppo lungo, ma soprattutto di aver detto tutto, io spero. Comunque fatto sta che avremo modo anche qui sotto di approfondire eventualmente alcuni passaggi e sono curiosa di sapere anche voi che cosa ne pensate. Adesso ci prepariamo quindi da domani alla lettura della seconda parte, quindi diciamo il secondo terzo del libro, e vedremo come va avanti la vicenda un po' per tutti quanti. E niente, noi ci vediamo quindi prestissimo con un altro video. Ciao!